toni alti. Chi? Cosa? Toni più bassi. Cala cala Merlino. Questa volta non andremo in ordine cronologico, ma in ordine vocale. Partendo da Anacleto andremo a vedere quelle più acute e poi quelle più basse. Quindi prendiamo il cagnolino della carica dei 101. È una voce molto simile a quella di Anacleto, perché anche quella è un po' rimbalzella, però un po' più grattata e più acuta. Se Anacleto, che è quella che prendiamo di base, è così, adesso dobbiamo farla ancora più acuta, più stridente, e come interpretazione molto più frenetica. Che c'è da lì? Passiamo da... Che c'è da lì? Chi è al telegrafo? È Pongo, Regent's Park, un allarme generale. Cosa dice? Dimmelo, dimmelo! È divertente perché è un po' incazzoso nella sua piccolezza. Incazzoso, ma perché vuole rendersi utile. Però l'allarme! Quindi da Anacleto, voce da gufo un po' più bassa, così, con dei toni sempre più acuti. Ecco, prendiamo i toni acuti di Anacleto quando fa... Chi? Cosa? Sentite? Vengono i cuori, mettiamoci un colpo di grattatino e vengono i cuori del... Da cagnetto un po' isterico. Questo cagnetto ha una voce più acuta di quella di Anacleto, però comunque si riconosce che è sempre quella voce lì di Lauro Gazzolo. Invece in Alice nel Paese delle Meraviglie il Bianconiglio ha una voce che non è quella ma abbastanza diversa, meno riconoscibile, differente da tutte le altre di Lauro Gazzolo. Dobbiamo partire sempre da Anacleto, allora andiamo su e mettiamo il cagnetto e andiamo ancora più su e diventa un falsetto. Allora, qua c'è il falsetto. Possiamo prendere ad esempio il falsetto di Topolino. Però c'è qualcosa di grattamento di gola, un grattamento nel falsetto. Quindi questo lo definirei un falsetto grattato. Attenzione, non c'è niente di scientifico in quello che vi dico. Sono termini che vengono a me e ve li dico per cercare di rendervi l'idea. Falsetto più gola un po' grattata, aspirata. È tardi, sai? Non mi posso trattenere. Oh, il mio povero orologio, le mie rotelle, le mie molle. Anche questa è una vocetta, ma abbastanza faticosa. Stiamoci attenti. Allora, da Anacleto abbiamo visto quelle che vanno più su, quelle più acute. Adesso da Anacleto vediamo quelle che vanno più giù. E torniamo a Whisky di Lily e il Vagabondo. Whisky. Anacleto, un po' più limpida rispetto a Whisky, che è più... c'è un grattamento di più in Whisky, è un po' più invecchiata, almeno come vi dicevo prima, nel Whisky da metà seconda scena fino a fine film. Il Whisky all'inizio è tipo un bel collare nuovo. L'ha già fatto vedere a Fido? Beh, andiamoci allora, lo sa che ci tiene a saperle subito certe cose. Poi sì, ce ne hai parlato molte volte. Andiamo piccina. Quella di Whisky è una voce che deve essere da vecchio saggio, però allo stesso tempo appartiene a un cagnolino, e quindi è una voce come interpretazione è saggia, però rimane piccina e con questo grattamento qui. Anche se anche lui, quando gli parte la bronca, svalvola un po'. Ricordiamo il primo incontro con Biagio. E non ci vanno genio i bastardi e le loro idee progressive. Vieni qui, fuori. Fuori. Va bene, biondo. Mi chiamo Whisky. Va bene, Whisky. Signor Whisky, se non le dispiace. Va bene, va bene, va bene. E ricordiamo che Biagio era Stefano Sibaldi, un'altra delle mie voci preferite del passato, tra quelle più calde, espressive, ironiche. Anche Timoteo in Dumbo. Dopo Anacleto si vede che avevano capito che Lauro Gazzolo aveva una voce che si prestava bene ai gufi e quindi gli fanno doppiare anche Amico Gufo nel ridoppiaggio di Bambi. E qui è un'altra voce che non è che si discosta tanto da quelle che abbiamo già visto. Perché partendo sempre da Anacleto, la abbassiamo ancora una volta. È molto più simile a quella di Whisky. Cos'è questo baccano? Sempre una voce da vecchio gufo saggio, meno energica di quella di Anacleto, che era tutta... questo è un gufo un po' più pacato, così. Invecchiamola un po' di più con un po' di grattamento qui. Si sono rincitrulluliti. È più bassa, ha delle tonalità molto più basse rispetto a quella di Anacleto e anche rispetto a quella di Whisky, che ha molti più toni acuti. Il gufo è un po' più normale, tranquillo. Lauro Gazzolo, quando lo doppiò, aveva 68 anni e morì solo 2 anni più tardi. Può accadere a te, e persino a te.
Oh, come sei cambiato! Girati, girati! Ti è spuntato un bel paio di corna! Sai, proprio l'altro giorno parlavo con me stesso di te! E alla fine c'è la voce di Jim Corvo, che è una delle voci più normali, un po' più grossa rispetto a quelle sue precedenti più così. Questa è un po' più... Manteniamo, ecco, quando facciamo Gazzolo, è utile sempre portare avanti il mento così. Noi manteniamo questo mento in avanti, ma abbandoniamo questa vocalità un po' invecchiata e la facciamo più normale. Ecco, questa più o meno era la voce del Corvo. Ci vuole un po' di pizzico, di pizzicologia. Ma noi vogliamo aiutarvi. Questo è stato uno dei primi che ha doppiato nella Disney, perché dopo Mammolo, nel primo doppiaggio di Biancaneve, è venuto il doppiaggio di Dumbo, che è stato doppiato in Italia nel 48. E quindi Gazzolo aveva 48 anni, ancora non faceva le voci da vecchio. E poi bisogna ricordare lo stile del Corvo, che è molto più scanzonato rispetto ai personaggi che abbiamo visto fino adesso, perché è giovane e... Nella versione originale i corvi sono tutti doppiati con accento afroamericano, quindi in Italia, non potendo ovviamente riprodurre quell'accento, viene mantenuto questo stile così. Oh yeah, fratello! E queste erano le voci Disney di Lauro Gazzolo. Allora facciamo un riassunto, ricapitolamento. Siamo partiti da Anacleto. Voce un po' invecchiata, di gola, rimbalzante e pagliato. Rimbalziamo. Becco e ci gonfiamo con le piume. Toni alti, toni un po' più bassi. Da Anacleto diventiamo più acuti, mettiamo un po' di grattamento così, la facciamo stridente, proprio una voce fastidiosa. Dimmi Danny, che è il telegrafo? E diventiamo il caglietto della carica del 101. Darò l'allarme. Che c'è Danny? Da questo tono così acuto diventiamo ancora più acuto e diventa un falsetto con l'aspiramento grattato. È tardi, sai? Marianna! Riscendiamo giù da Anacleto, la invecchiamo un po', diventiamo più saggi e facciamo whisky di Lilli il Vagabondo. Andiamo piccina? Sì, ce ne hai parlato molte volte. Da whisky la abbassiamo ancora un po', ma vedete che il mento è sempre in avanti comunque, e diventa amico gufo di Bambi. Si sono rincitrulluliti. Dal gufo la svecchiamo, diamo una voce un po' più grossa, un po' più giovane, un po' più scazzonata, senza l'accento milanese però magari, e diventa Jimmy, il capo dei corvi di Dumbo. Bene, anche questa puntata si conclude e fatemi sapere quali sono, insomma, le cose che vi hanno colpito, se non avevate riconosciuto che era lo stesso doppiatore in certe situazioni o se l'avevate riconosciuto, se avete provato a rifare queste voci o quelle di Carlo Romano e quali vi sono venute, quali trovate più difficili, e ditemi anche quali doppiatori o personaggi vi piacerebbe sentire per le prossime puntate di Ehi, ma la stessa voce di Concludo facendo vedere questa bian bellissima maglietta che inizia sempre con Ehi, ma prosegue con Chi mi ha spento i capelli. L'ho presa ad uno stand al Cartoon Mix di Milano, la trovo splendida e ci tenevo a farvela vedere. Alla prossima puntata. Come qualcuno avrà letto su Facebook o su Instagram, ho iniziato di recente una collaborazione con Pumpling. Che cos'è Pumpling? È un sito pieno di articoli fighissimi, come questa maglietta che vi mostro più da vicino, dove ci sono tutti i cattivi Disney disposti come nell'ultima cena. Se la volete anche voi o volete qualsiasi altro articolo che sia sul sito, di magliette ce ne sono tante altre a tema Disney, Simpsons, Stranger Things, fuso con South Park. Se andate sul sito di Pumpling, cliccate sul link che vi metto io in descrizione e al momento dell'acquisto inserite il codice PAGNO28, che è il mio codice, avrete uno sconto del 15%. Ah, non è meraviglioso? Se lo fate, fatemelo sapere, magari quando vi arriva la merce mi mandate un messaggio privato e mi fate vedere cosa avete trovato di interessante. Alla prossima!